Hai presente quando pensi di aver passato il peggio e subito dopo puntualmente si ripresenta? Oggi è stata una giornata piena di peggio. Ad ogni salita ci guardavamo negli occhi e ci dicevamo che dopo quella tutto sarebbe diventato più semplice. Invece no, altra discesa e altra rampa. Sull'ultima di queste un pilastro assurdo si ergeva dalla valle. In cima un monastero costruito in posizione improponibile. Il Katsky Pillar si trova a pochi chilometri da Chiatura, forse una delle città più brutte mai visitate in Georgia. Il suo attraversamento sarebbe stato insignificante se non fosse per quel fantastico pane tandoori assaggiato nel centro della piazza cittadina. Dopo una notte in una fresca faggeta, il nostro viaggio è proseguito sulle colline sempre tostissime dell'Imereti. I capelli bianchi tenuti insieme in una crocchia, il maglioncino e la gonna nere con eleganti sfumature bianche di farina, le mani rugose di chi ha impastato migliaia di chili di semola. Il sorriso della signora Nateva ci parse da subito un invito irrinunciabile. Riuscii ad assaporare subito il profumo inebriante di cacciapuri appena cotto e mi sentii felice. Punto di partenza del tratto di strada più entusiasmante di questa seconda parte di viaggio non poteva essere più malaugurante. Un cimitero. Sì, perché dopo aver lasciato il centro di Gori, città natale di Stalin, ci siamo trovati a scalare una collina con una delle solite strade al 1000% di pendenza, fino alla chiesetta di San Giorgio. Appena lasciate alle spalle le ultime tombe, mi è sembrato di ritrovarmi a teatro e assistere a un repentino cambio di scena. I boschi, colorati d'autunno, hanno lasciato spazio a distese di steppa arida e secca. La sabbia ha preso il posto dell'argilla. L'arenaria ha sostituito il granito. Due strisce parallele, create dal ripetuto passaggio dei veicoli, si allontanavano all'orizzonte, seguendo il corso del fiume. Abbiamo attraversato quelle che sembrano le rovine di un vecchio villaggio abbandonato e siamo giunti ai piedi dell'antica città rupestre di Upištike, risalente all'età del ferro. Il sole è lentamente calato all'orizzonte mentre noi siamo saliti tra le case scavate nella roccia. La luce radente ha regalato una degna conclusione a una giornata iniziata sottotono e andata via via in crescendo. La
La strada sterrata si assottiglia mentre entra nel pioppetto giallo d'autunno. Ancora qualche centinaia di metri ed eccolo lì, di fianco a noi. Largo un metro, lungo circa 30, definirlo un ponte sarebbe un complimento eccessivo. Le assi in legno hanno probabilmente l'età di Mosè. I tiranti in acciaio sono rossi di ruggine e di vergogna per il loro stato pietoso. I primi metri sono facili, sotto c'è terra e le assi sono tutte intere. Arriva il tratto centrale, inclinato paurosamente verso monte. Il passaggio della bici fa muovere sussultoriamente la struttura. Assi bucate, legno che scricchiola. Chilometri invece di 9. Dopo Mischeka, una delle città più antiche di Georgia, ci troviamo di fronte a un bivio, ma la scelta ci pare naturale. Bosco, sterrato, salita, villaggi abbandonati, noi, solo noi. Nala è sempre davanti, mantiene una distanza costante e poi, quando si accorge che abbiamo perso terreno, che i metri tra noi e lei sono troppi, inchioda. Si gira nella nostra direzione, si siede e inizia a fissarci respirando affannosamente, quasi avesse bisogno anche lei di una sosta, anche se credo sia solo per solidarietà. La strada, a tratti ciottolata, si inerpica fino a un paese che non esiste più e poi entra decisa nel bosco, confondendoci. All'inizio sbagliamo traccia, ma poi l'occhio attento di Leo scorge qualcosa ai margini di una radura verdeggiante, dove un puledro e la mamma pascolano sereni. È lui, è il sentiero giusto. I chilometri di ascesa che credevamo di aver percorso fino al prato ora sembrano nulla di fronte a quello che ci aspetta, ma non ci scoraggiamo. Il sole è alto e caldo nel cielo, la giornata ancora lunga, il bosco invitante e accomodante. I rumori pochi e rincuoranti non sono quelli spaventosi delle strade trafficate. La strada sale 900 metri e ci conduce a uno dei cimiteri panoramici di Tbilisi. Perché anche qui, dopo tutto, i defunti amano riposare sulla collina.